Non lo so dov'è i cinesi. Continuate pure a bombardare. Non lo so dov'è i cinesi. Qatar Airways, notizia dell'ultima ora. Boom, come fanno quelli bravi? Boom, super bombe, edizioni straordinarie. Popcorn, patatine, chi più ne ha più ne metta. Debutta contro il Frosinone. Attenzione, attenzione. Unico canale a dire 8 mesi fa che Qatar Airways sarebbe stato sponsor dell'Inter, non solo unico canale, in Italia siamo stati gli unici. E anzi, bisogna riconoscerlo, io non sono uno che si autoproclama, ma bisogna riconoscerlo. Di cosa vuoi ragionare? Ma Qatar Airways ti ha dato 1 milione perché ti ha detto buongiorno, siamo quelli di Qatar Airways, quelli che sponsorizzano anche il PSG. Noi siamo, buongiorno, come va? Tutto a posto? 1 milione. Il loro interesse ovviamente qual è? Visto che molto probabilmente con Paramount non verrà rinnovata la sponsorizzazione ad 11 milioni, il loro interesse è quello di diventare main sponsor. Gli articoli, scusate, che stanno uscendo ora in queste ore su Qatar Airways, parlano di discorsi molto approfonditi per diventare main sponsor e loro sono disposti a mettere delle cifre importanti sul tavolo, arrivare circa, non subito nel primo anno, ma a crescere fino a 40 milioni all'anno. Ma di cosa stai ragionando? Con Turkish Airlines o con Wizz Air? Vedremo come finirà con Qatar Airways. Zilacus c'ha già l'offerta in canna. Vediamo l'offerta di Zilacus. Non ci sono problemi. Basta aspettare, ragazzi. Nel frattempo, però, bisognerebbe pensare un po' più a questo. Perché è questo che comanda. Capisci? Allora, io ti dico una cosa. Io sotto questo lato sono inattaccabile perché non ho mai pianto su YouTube per gli arbitri o per i torti arbitrali. Mai! E sfido chiunque di voi a trovare un video o a ricordare qualche mia lamentela in merito a questo. Io ho rivisto la partita Atalanta-Inter, come spesso faccio, qualcuno di voi lo sa, io le partite me le riguardo dopo un paio di giorni, per cose mie personali. Quindi quasi tutte le partite dell'Inter io le rivedo 2 volte. Ci sono i 100 anni della Juve, ma con uno che ti dice bisogna tutelare il brand, cioè, ma di cosa stai ragionando? È normale che ti venga un attimino che ti ronza una mosca nel cervello, no? Uno ti dice, senza fare nomi, dobbiamo tutelare il brand della Juve. Di cosa stai ragionando? E allora questa zanzarina incomincia a fischiarmi nel cervello. Zzz, capito? Perché ho rivisto la partita, ma l'ho rivista proprio per uno scopo, per un fine, quello di guardare il comportamento dell'arbitro. Giuse, i 100 anni della famiglia Agnelli, occhio, per l'amor di Dio. Se ne sono viste di peggio nel calcio italiano, no? Quindi da Calciopoli in poi, i 100 anni della famiglia Agnelli. Vediamo cosa succede. Cosa vuoi che ti dica io? Io però ti posso dire una cosa, che ho rivisto la partita. Atalanta-Inter, una partita gestita, lo ripeto, in maniera vergognosa, ma soprattutto ho visto un arbitro, io ti sto dando la mia impressione, cioè io sto esponendo la mia impressione. Ho visto un arbitro che ad ogni fischio, ad ogni cosa a nostro favore, ho visto un arbitro che tentennava e che aspettava. Per capire addirittura se poteva dare il vantaggio. Ho visto un arbitro che aveva proprio paura di fischiare le cose a nostro favore, cose ovviamente che andavano fischiate, attenzione. Ed ho visto un arbitro che fischiava con un ritardo di 5/10 secondi. Facci caso. Facci caso. Ha tentennato sia sul rigore di Darmian, vai a rivedertelo, che sull'espulsione di Toloi, vai a rivederti l'atteggiamento dell'arbitro. Stamo, come dicono a Roma, stamo attenti. Attenzione, bisognerebbe farsi sentire, però qui all'Inter non parla nessuno, tutto lasciano tutto andare. Secondo me, ogni tanto qualche parolina bisognerebbe dirla, perché se no Marotta mi tocca venire a te alla fine. Mi tocca venire da te, Marotta, perché alla Juve rompevi i coglioni, anche se non ti davano un fallo laterale, ti vedevo in televisione per un fallo laterale non dato, e all'Inter lasci correre tutto, compresa la partita di Bologna che non andava rigiocata, perché la Roma per lo stesso motivo una partita non l'ha rigiocata, e a me non mi devi venire a dire nulla. Per
perché a me mi girano ancora i coglioni di quella partita lì, indipendentemente dall'errore di Radu. Ma ti osa ragioni. Grazie a questa gestione scandalosa che ha permesso di picchiare, si è fatto male anche Pavard. Complimenti allo staff tecnico dell'Inter, che meno male è intervenuta subito, ha avuto la freddezza, hanno avuto la lucidità per intervenire subito sul ginocchio del ragazzo, rimettendogli a posto la rotola. Meno male, perché poteva essere più grave l'infortunio, meno male. Questo però cosa comporta? Comporta strizzare tutti i giocatori. Dumfries potrà riposare molto poco, Darmian ne dovrà giocare tanto, però ora vengo anche a te, Bastoncino. Bastoncino, te dopo la partita in Spagna di Champions, a livello difensivo mi sei andato giù come una pera cotta, Bastoncino. Ti devi svegliare, perché a livello difensivo sei irriconoscibile. Ti devi svegliare, Bastoncino, perché l'Inter ha bisogno di te. Devi tornare quello dell'anno scorso. Io non lo so cosa ti è successo. Ti è nata una figlia da poco? Dormi poco? Non lo so. Ti fa girare le scatole la moglie? Non lo so cosa c'hai. L'importante è che tu torni sul pezzo a livello difensivo, Bastoni, perché l'Inter ha bisogno di te. Ti devi svegliare. Forza, Bastoncino. Cosa ti è successo? Ti devi svegliare a livello difensivo. Devi tornare quello che sei sempre stato. Ce l'hai le caratteristiche per tornare, ce l'hai il carattere, cioè sei un giocatore forte, Bastoni. Penso tu abbia bisogno di un mental coach. Torna a livello difensivo, parlo, quello che sei sempre stato. Perché ultimamente dalla partita di Champions, ripeto, contro gli spagnoli, una pera cotta, Bastoni, forza, l'Inter ha bisogno di te, soprattutto dopo l'infortunio di Pavard. Per quello riguarda Salisburgo, tantissimi giovani interessanti, Glouk, il trequartista, ragazzi, il trequartista israeliano è veramente, veramente forte, Rocco Simic, figlio di Dario Simic, ex Inter e Milan, mi ha impressionato un giocatore a me, più di tutti, Pavlovic, il difensore, un animale quel ragazzo, del 2000, ce l'hanno i giocatori forti. Sarà sicuramente una partita interessante, una bella partita. Quello che a me preoccupa non è il campo in questo momento dove vedo un Inter maturato e sul pezzo, è la gestione delle risorse. Quello mi preoccupa, perché purtroppo ci sono dei giocatori su cui non puoi fare affidamento, Arnautovic, Cuadrado, lo stesso Sanchez, un giocatore ormai che ti fa 2-3 azioni in una partita e poi sparisce, ti può durare 60 minuti. Quindi sono giocatori che ti permettono di fare turnover fino ad un certo punto, purtroppo. Di cosa vuoi ragionare? Konaté, un altro bel giocatore del Salisburgo, sarebbe fondamentale mettere subito in cassaforte la qualificazione, proprio per gestire le forze da qui a fine anno. Proprio per gestire le forze, sarebbe fondamentale mettere in cassaforte subito lì la qualificazione. Proprio per una gestione delle risorse, che è quella la cosa più difficile in questo momento per l'allenatore, più difficile di mettere in campo la formazione giusta. La cosa difficile ad oggi è la gestione delle risorse, perché ragazzi, tutta questa super rosa, io per l'amor di Dio, per l'Italia siamo forti, io tutta questa super rosa non l'ho mai vista, perché in difesa manca Pavard, attenzione, se Bastoni non si dà una svegliata non siamo messi benissimo. Centrocampo sicuramente c'è molta più scelta, se si fa male Çalhanoğlu, occhio però, perché ancora ad oggi è un giocatore insostituibile, secondo me l'Inter dipende troppo da Çalhanoğlu, un po' come lo fu per Brozovic. In attacco bisogna accendere sempre un cero e quei due andrebbero messi sott'olio, capito? In un vasetto. Bisogna, occhio. Bisogna guardare alla realtà. Non devi guardare solo da qui ai muretto o la palla che la va in gol. Te devi guardare sempre un po' al di là. Perché prevenire è meglio che curare. Ciao Inter.